Grazie. E no, io intanto su questo provvedimento mi sento di assolutamente ringraziare, non sono ringraziamenti di rito, comunque i proponenti della delibera, perché hanno fatto un lavoro, poi al di là del condivisibile o meno sul quale entrerò, ma comunque hanno fatto un lavoro encomiabile nei dettagli, producendo documenti aggiornati, quindi da questo punto di vista comunque mi sento di ringraziare i proponenti. Io poi, Presidente, chiaramente interverrò nella parte più di mia stretta competenza, che è quella di mobilità, che comunque abbiamo sempre visto insieme anche ai colleghi di urbanistica. E su questo provvedimento ci sono tanti spunti interessanti e condivisibili, alcuni un pochino di meno. Chiaramente poi, come sapete tutti voi, nelle proposte di delibera di iniziativa popolare non è possibile emendare, ma abbiamo cercato con un ordine del giorno, anche con la collega Iorio, di comunque cercare di recuperare alcuni aspetti assolutamente condivisibili. E come dicevo, appunto, nel provvedimento ci sono tanti aspetti che meritano di essere valorizzati da alcuni interventi che riguardano la ciclabilità, la pedonabilità e così via. Ovviamente i proponenti sanno, e anche tutti coloro che nella mia commissione, nella commissione urbanistica, hanno seguito questa vicenda, sanno che, diciamo così, alcuni punti di vista differenti hanno riguardato il posizionamento dell'autostazione, tanto per, diciamo così, entrare subito nel tema un pochino più caldo, passatemi il termine. Quindi ci sono stati dei punti di vista comuni e altri che lo sono stati un pochino meno. In diverse sedute di commissione, sia mobilità che urbanistica, abbiamo cercato di spiegare l'evoluzione della sistemazione superficiale a seguito dei lavori di demolizione della sopraelevata della tangenziale. Si è spiegato più volte. Una delle ultime commissioni, mi sembra, è stata una delle ultime commissioni pre-Covid che facemmo ancora dal vivo e con un'ampia partecipazione, in cui si è spiegato perché si è proceduto in quella maniera, che comunque è stato un miglioramento sostanziale rispetto al progetto originario che era andato in gara. Si è spiegato perché si è preferito cercare di dare tempi certi all'opera di demolizione e in questa prima fase, magari tra virgolette, accontentarsi un pochino riguardo all'assistenza superficiale, fermo restando che, tra l'altro, sappiamo tutti che gli interventi di riqualificazione e di rigenerazione dell'area circostante alla stazione di Burtina sono in realtà appena iniziati, e tanti altri interventi seguiranno. Però chiaramente l'assistenza superficiale che si sta realizzando a seguito della demolizione è stato il meglio che si potesse ottenere con il progetto e la gara che si era già avviata, e che non ci siamo sentiti di interrompere e di dover ricominciare tutto da capo, perché i cittadini avrebbero visto magari la tangenziale demolita tra 10 anni. Ho aperto questa parentesi perché chiaramente il tema è molto connesso con la proposta dei proponenti e col lavoro che hanno fatto, che ripeto rispetto e ringrazio. Con molti di loro ci confrontiamo comunque in maniera sana e pacifica costantemente. Ripeto, su questo provvedimento, sul progetto che avevo presentato, ci sono stati dei punti di vista differenti su alcuni aspetti che riguardano la viabilità, il posizionamento dell'autostazione, in molti casi anche, diciamo così, suffragati da alcuni pareri dei nostri uffici e dei nostri dipartimenti. Quindi, ripeto, il messaggio che voglio mandare con questo mio intervento è che assolutamente molti aspetti positivi della proposta e lo spirito che secondo me ha guidato i proponenti sarà assolutamente fatto salvo da questa amministrazione, al di là del voto di oggi, che appunto, avendo dei vincoli particolari e non potendo modificare il provvedimento, chiaramente non ci siamo sentiti di accoglierlo del tutto. Però insomma, non vorrei che questa esperienza di confronto, che io ritengo dal mio punto di vista comunque è stata sana, perché quando ci si confronta anche con un'idea diversa e si cerca di trovare una sintesi, è sempre un qualcosa di positivo per questa città. Ripeto, abbiamo fatto in sedi sia informali che formali, come la commissione da me presieduta, la commissione urbanistica. Quindi ecco, questo è un pochino il messaggio che voglio lanciare. Non vogliamo assolutamente riconsegnare quell'area alle automobili o non valorizzarla, insomma, le stazioni ferroviarie, ancora di più quella di Burtina con l'alta velocità, sono degli asset strategici per tutte
le città, per tutte le città italiane. Tante città stanno portando avanti delle trasformazioni importanti in queste aree, quindi assolutamente il messaggio è questo, e cercheremo tutti noi di tendere la mano comunque ai proponenti e continuare a lavorare insieme per migliorare i tanti progetti che abbiamo in corso sull'area. Grazie Presidente.